Vi faccio vedere perché la Panda è meglio della Tesla, parte 2. Ci eravamo lasciati alla visione degli interni. Come vedete, la Tesla ha solamente mezzo volante perché in fabbrica Tesla non avevano abbastanza soldi per farlo completo. E invece la Panda ha un volante completo perché Fiat investe tanto sui suoi progetti e in caso di incidente spostate il piantone e vi salvate. Abbiamo tutto un canale centrale in carbonio AliExpress, questo potrebbe essere un punto a favore. Invece la Panda ha un canale molto stretto dove potete girarvi, parcheggiare le vostre gambe e giocare a carte col vostro socio. Guardiamo il monitor della Panda, molto semplice, basilare, che capirebbe anche un nonno di 24 anni. Invece la Tesla ha il monitor decentrato confronto al pilota ed è piena di applicazioni inutili. Tipo questa. La Tesla ha dei sedili che rimangono fissi, non si possono neanche muovere e sono fatti in pelle di sedile. Invece la Panda ha dei bellissimi sedili dei pullman reclinabili fatti in tessuto della nonna. I tappetini della Panda sono fatti in sabbia del Sahara dal valore di centinaia di migliaia di euro. E quelli della Tesla sono i classici.